Sono contento per il gol, dai, perché è importante comunque sbloccarsi, per un attaccante è sempre importante fare il gol, ma sono ancora più contento per i tre punti, perché abbiamo sofferto, questo sì è vero, si è battuto nel secondo tempo, ma siamo stati bravi a correre, a lottare e a portare a casa i tre punti, che non è la facile contro un buon Livorno. Un po' questa anche la tua rivincita, è vero che siamo alla seconda giornata, però tu qualche giorno fa, proprio ai nostri microfoni, durante la presentazione della squadra di Naiadi, avevi detto: quest'estate ho sentito tante cose che non mi sono piaciute. No, non mi sono piaciuto, ho sentito tante cose. Non bellissime però. No, di un giocatore in uscita, semplice, non mi sono piaciuto, fa parte del mercato, fa parte del calcio, quindi io l'ho lavorato solo per stare bene fisicamente e guadagnarmi la fiducia del mister, e quindi questo è il risultato di quello che ho seminato in questi 2 mesi. Pillon poco fa ha detto: ci sarà spazio per tutti in questo campionato, non ci sono titolari in questo momento, però il campionato dice che l'attaccante titolare del Pescara ha un nome e cognome, Andrea Colco. Il mister ha assolutamente ragione, siamo appena alla seconda giornata, quindi bisogna sempre lavorare in settimana e dimostrare di guadagnarsi il posto. Nessuno, come ha detto il mister, non c'è nessun titolare. Chi sta meglio in settimana gioca, e questo deve essere una cosa che va avanti tutto l'anno, perché solo così si migliora sia individualmente che di gruppo. Se uno pensa di avere già il posto assicurato, abbassa il livello sia personale che della squadra. Questo non deve avvenire per il bene del Pescara.